But when your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you. Quinta gara in programma per questa bella manifestazione organizzata dalla Polisportiva Albano Ciclismo. Alla partenza troviamo gli atleti della categoria G5 che dovranno affrontare ben 8 giri del circuito. Numerosi anche gli atleti appartenenti alla categoria G5, una grande festa di ciclismo nel Bergamasco ad Albano Sant'Alessandro. Più di 200 i ragazzi che si sono presentati al via in questo trofeo BM Color Fornerie Milesi, nono Memorial Daniele Moretti. La categoria G5 sta correndo in questo momento, il gruppo resta ancora compatto nelle prime fasi di gara. Passano i giri, ma nulla succede nel gruppo. Come vediamo dalle immagini, l'andatura è piuttosto lenta. I ragazzi si stanno guardando, si studiano, cercano di prevedere le mosse degli avversari e intanto ci stiamo avvicinando al traguardo. Passano i giri, passano le volte in cui gli atleti affrontano la salita. Il gruppo si è spostato in più plotoncini, ma l'andatura in testa non è elevata. Si sta facendo un po' di selezione da dietro, data dalla durezza del percorso e dal gran caldo. Vedremo se sul finale ci sarà qualche tentativo di allungo da parte di qualche atleta solitario per andare a vincere questa gara della categoria G5. I know you will still love me the same. Cause honey, you're... Sono della Campana e sono 7 atleti che guidano la manifestazione. Saranno presumibilmente questi 7 ragazzi a giocarsi la vittoria finale. Vedremo se in uno sprint a raghi compatti o se qualcuno proverà un allungo. E sbucano ancora compatti i primi del gruppo dall'ultima curva con una lunghissima volata, e Federico Giacomo Ogliari che vince davanti a Luca Nava e Matteo Baldini. Leggiamo la classifica: quinta posizione per Stefano Gotti del pedale brembillese, quarto Pietro Bombarda della Villongo, terzo Matteo Baldini dell'Osio Sotto, secondo Luca Nava della Polisportiva Albano Ciclismo e vincitore Federico Giacomo Ogliari della Corbellini Ortofrutta. Per quanto riguarda la categoria femminile, terza Giulia Zambelli dell'Almenno, seconda Misia Belotti della Bolgare e vincitrice Giulia Limonta dell'Almenno.